Bene a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo e oggi siamo tornati sui vlog dopo tanto tempo. È vero ragazzi, sono stato assente dal canale, vi chiedo scusa, però sono stato, ho avuto un po' di impegno, ho avuto un po' di cose da fare, ognuno ha la propria vita, nel senso al di fuori del canale ci sono sempre cose da fare e quindi sono stato un po' assente, mi scuso per tutti voi per questa assenza generale, quindi un bel caffè per tutti voi e per chiedervi scusa, aspettate che mi avvio perché... Ci vuole il caffè di mattina con la briochina. Mi piacciono queste briochine, queste sono buonissime. Queste tagliate a metà con la Nutella mi calano sole praticamente, sono buonissime. Ragazzuoli, cosa raccontarvi? Cosa ho fatto in questa settimana d'assenza? In questa settimana d'assenza, mi sono preso la patente A, raga. Mi sono preso la patente A per lo scooter, che è stata per lo scooter, per la motocicletta, una cosa bellissima. Praticamente io non so chi di voi ha mai preso, ha fatto l'esame per la patente A o chi di voi ha la patente A, comunque io ho sempre avuto lo scooter. Come tutti quanti, e non ho dovuto fare l'esame perché diciamo sono vecchiotto, quindi diciamo che lo potevo portare con la patente B. E quindi ho detto: voglio prendermi la patente A. Cosa è successo? Che io non ho mai portato una motocicletta, non ho mai portato una motocicletta, quindi non so perfettamente come funzionasse freno-frizione, perché sapete benissimo che nelle motociclette la frizione è nella manopola, diciamo, di sinistra, le marce sono nel piede sinistro. E invece il freno posteriore nel piede destro. Le marce sono la prima, devi dare un colpo a scendere verso il basso, e le altre invece di dare colpi verso l'alto per inserirle. Quindi la seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta se ci arriva. E io non avevo mai portato una cosa di questo genere. In tutto questo io ho fatto due lezioni, sì, due guide praticamente. Alla terza va bene, vai tranquillo, andiamo direttamente a fare l'esame. E l'esame è dove è stato fatto tramite due circuiti, in cui uno veloce e uno lento, in cui quello lento dovevi fare un percorso a zig zag e fare birilli e dovevi stare, dovevi fare, non c'è tempo, l'importante è che non mettevi i piedi a terra, e invece quello veloce dovevi fare un percorso sempre a slalom e poi accelerazione e fermarti con la ruota anteriore entro altri birilli. E entro 25 secondi e 9 e ci sono riuscito. E poi c'era la prova in strada e in autostrada, bellissimo perché quando sono andato in strada, poi ho fatto il percorso e mi sono fermato nel punto in cui avevamo, diciamo, dovevo fermarmi. L'esaminatrice si è incazzata perché mi aveva perso, quindi non mi ha visto praticamente cosa ho combinato, ma non è colpa mia, raga, io ero per strada, non potevo fermarmi e controllare lei dietro, cioè c'è stato un po' di incomprensione che giustamente io dovevo stare attento alla motocicletta, alle macchine che avevo dietro, a lei con la sua macchina che mi controllava, quindi poi abbiamo dovuto fare un altro pezzo di strada per cercare un bordello assoluto, un bordello assoluto. E detto questo, niente, alla fine comunque l'esame è andato bene, tanta cacca soprattutto nelle due guide quando c'era il momento dell'accelerazione, perché comunque devi accelerare nel percorso, diciamo, veloce e far salire sulla moto di giri e se sbagli una cosa ti trovi direttamente in paradiso con San Pietro e tutti quanti, però va bene. Però dai, l'esame è andato bene, adesso c'ho la patente A, cosa ci farò con questa patente A? Boh, non lo so, però magari domani forse mi compro una motocicletta, forse se dovessi avere soldi, forse mi posso avviare per qualche concorso, e anche se ormai i concorsi attuali, cioè, ci sono 3 posti per 4.000 persone, però vabbè, sembra una cosina in più, stoppiti. Detto questo, ragazzuoli, io mi bevo un altro sorso di caffè, mi mangio la briochina, augurandovi un buon lunedì, e vediamo ora come riesco a organizzarmi con i video e ci vediamo spero domani con un nuovo video sul canale. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate like e tanti commenti se vi fa piacere che sia tornato sul canale e anche su Instagram, che vedrò di farlo tornare anche attivo. Su Instagram mi trovate come chiocciolina Maullo 941. E basta ragazzi, detto questo, vi ringrazio della visione e ci vediamo domani o dopodomani con un prossimo video. Bella raga, ciao!